Rinvio da parte di Nocchi. Il solito colpo di testa di Cianci. Poi Bombaggi, attenzione! Il tocco e il gol! Il gol del Catanzaro che sorprende il Messina. Rete al termine di un'azione micidiale in contropiede della formazione calabrese, con Biasci che riporta avanti le Aquile 3-2 al 43esimo minuto. Un'azione da manuale in contropiede, e ora Vivarini che invita i suoi alla calma. Scoramento sulla panchina del Messina. Dunque al 43esimo Biasci riporta avanti i calabresi. Durato neanche 4 minuti il sogno del Messina di acciuffare il pareggio, e chissà, le intenzioni dei peloritani sembravano bellicose in questo finale, ma c'è ancora un po' da giocare, vedremo.